Amici di Leve Sports, buon pomeriggio. Questa è la Vitifrigo Arena. Tra poco in scena Carpegna Prosciutto Pesaro, Bertram Jost Tortona. Pesaro per alimentare le ultime speranze per agguantare un posto nei playoff, Tortona per consolidare il terzo posto in classifica e poi vedere che cosa succederà nel resto della stagione, ovvero quando cominceranno i playoff tricolori. Questo è il programma di questa giornata, tutte le palle 2 saranno alzate alle ore 18, tutte in contemporanea. Pesaro deve stare molto attenta a quello che accadrà, ovviamente qui dovrà portare a casa la vittoria, dovrà sperare poi e capire cosa succederà a Brindisi, tra Brindisi e Trieste, ma anche a Scafati, tra Scafati e Brescia. Avremo l'occasione ovviamente di dirvi quali saranno le possibili combinazioni, vi terremo aggiornati ovviamente per ciò che riguarda il match, questo match e quegli altri che vi dicevo prima, compreso anche quello tra Milano e Sassari, che interessa di vicino anche Tortona, che come vedete è al terzo posto in classifica, ma che perdendo e con una contemporanea vittoria di Sassari retrocederebbe al quarto posto. Pesaro, come vi dicevo prima, ha la possibilità di agguantare ancora una posizione nei playoff. Intanto dovrà vincere questa partita e poi, come vi dicevo prima, capire cosa succederà a Brindisi e a Scafati. E allora è un'ultima giornata questa che vede ancora tanti verdetti da emettere. Tortona si presenta qui a Pesaro senza De Monte Harper, ancora con un problema al ginocchio, un riacutizzarsi di un problema al ginocchio. Questo è il suo roster. Andiamo a sentire adesso le parole di Ramondino proprio alla vigilia di questo match. Focus sul risultato finale, quindi sul terzo posto, dobbiamo cercare di giocare una pallacanestro più continua, più o meno come abbiamo fatto nella partita di Milano, ma sicuramente meglio dell'ultimo periodo in cui abbiamo fatto un po' fatica a tenere degli standard elevati sia in difesa che in attacco, quindi sicuramente il focus deve essere sul giocare una pallacanestro di buona continuità nel corso della partita. Condizioni di salute dei suoi, come li ha visti in questa settimana? Ma allora, sicuramente non è il nostro momento migliore, però è anche vero che queste sono partite in cui chi per l'accesso ai playoff, chi per un terzo posto, chi per salvarsi sono partite veramente con alti contenuti dal punto di vista emotivo, dal punto di vista caratteriale, quindi al di là delle condizioni in cui si arriva bisogna trovare il modo di fare il proprio massimo. Coach Ramondina, microfono di Michele Zavagnini. Tortona terza in classifica, 36 punti, 18 vittorie, 11 sconfitte, ma viene anche da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite. Pesaro invece si presenta al match senza ormai lungodegente Mazzola, fuori per la rottura alla tendine d'Achille. Pesaro che in classifica è al nono posto in questo momento con 26 punti, 13 vittorie, 16 sconfitte. E allora andiamo a sentire anche i propositi di coach Repesa. Secondo me molto bene, andiamo a fare tutto per vincerla e vedere come finiscono gli altri, ma prima di tutto dobbiamo fare il nostro dovere. Nel turnover chi hai scelto tra Goodmanson e Day? Oggi gioca Day. Come è stata la settimana? Sono tutti settimane, pronti? Settimana un po' più lunga perché abbiamo giocato sabato e adesso domenica, ma abbiamo avuto veramente tanto tempo per il recupero dopo la partita e viaggio lungo da Napoli e prima di tutto per preparare la partita per tutti, in tutti i dettagli. Sappiamo che Tortona è una squadra molto organizzata, molto esperta, con grande esperienza, con grandissimi giocatori altissimo livello e siamo andati piano piano per prepararla meglio possibile. Queste le parole di coach Repesa, quindi la scelta su Day per questa sfida. La squadra padrona di casa adesso sta venendo presentata proprio sul parquet della Vitifrigo. Pesaro, come dicevo prima, deve vincere questa partita e poi può puntare anche addirittura ad arrivare settima. Se Brescia e Brindisi perderanno, potrà puntare all'ottavo posto. Se vincerà ovviamente perderà solo Brescia, nonostante la vittoria
di Brindisi. Però Pesaro potrebbe anche andare fuori vincendo questa partita se perderà Brindisi e vincerà Brescia. Comunque lo seguiremo minuto dopo minuto. Adesso l'inno nazionale italiano. E allora ultimi 40 amici di Leme Sports, buonasera da Mino Taveri e la Vitifrigo Arena per questo Pesaro-Tortona. Abbiamo detto delle combinazioni possibili e ovviamente auspicabili per Pesaro, ma da non sottovalutare nemmeno l'importanza del match per Tortona, attualmente al terzo posto in classifica con 2 punti di vantaggio su Sassari, che gioca in casa dell'Olimpia Milano, che è prima della classe. Questo è lo starting five di Tortona, le scelte di Ramondino con Candy e Criston, il grande ex della serata, ma non è l'unico. JP Macchiura con Mike Daum e poi in posizione di centro un altro ex, Tyler Kane. Vi dicevo, Tortona vincendo consoliderebbe il terzo posto nella griglia dei playoff, anche perdendo, se perderà Sassari ovviamente, se Tortona vince Sassari. Se Tortona perde e Sassari vince, vanno a quota 36 per in virtù degli sconti diretti. Al terzo posto ci finisce il banco di Sardegna, al quarto la Bertram Yachts. Anche qui ovviamente vi aggiorneremo sul risultato dell'Olimpia. Intanto andiamo a vedere lo starting five per coach Repesa, con Moretti Abdurrahman in posizione di guardie, poi Karalan Popolos con Citam alla forte, poi Dejan Kravic in posizione di centro. Non ci sono sorprese nello starting five della formazione padrone di casa, che ha vissuto una stagione decisamente sull'otto volante, una prima parte eccezionale, poi un clamoroso down, poi una risalita fino a giocarsi quest'ultima giornata. Ancora la CS playoff, Paternico a tarde, paglia lunga, il terzetto arbitrale per questi ultimi 40 minuti per la Vitifrig, per la Carpegna Prosciutto Pesaro e per la Bertram Yachts Tortona. Primo piano per Carlos Delfino, poi l'altro ex, come dicevo prima, nominati i primi due, Kane e Criston. Ricordiamo anche l'annata 2021 di Ariel Filloi nella Carpegna Prosciutto Pesaro. Una grande stagione anche per Filloi con quella maglia, così come per Criston, vi dicevo, nell'annata 15-16 con 14.3 punti, 3.7 assist, 3.3 rimbalzi a partita, non male per Criston, premiato anche nel pre-match. Prima abbiamo visto le ultime indicazioni di Ramondino ai suoi uomini per una Tortona che ha disputato una altra eccellente stagione regolare fino a questo momento, a conferma delle buone cose fatte l'anno scorso, cose confermate in questa stagione per Marco Ramondino dal 2018 a Tortona. Ancora una volta una eccellente guida tecnica per la formazione piemontese. Dall'altra parte coach Repesa, che tanto bisogno di presentazioni non ne ha, tornato a Pesaro la scorsa estate per guidare la formazione marchigiana. Eccolo qua il quintetto pesarese,
I protagonisti probabili sono tanti, da JP McCure prima inquadrato allo stesso Delfino, ma poi anche Mark Daum, che è rientrato ormai, ha recuperato definitivamente dai problemi fisici che lo hanno infastidito fino a qualche settimana fa, giocatore di grande importanza. Ma vi dicevo prima, da non assolutamente tenere presente l'assenza di De Monte Harper, altro giocatore molto molto utile nelle rotazioni di coach Ramondino. Terzo attacco del campionato, Pesaro con 84.4 punti prodotti a partita. Decimo attacco invece quello di Tortona con 80.3 punti. Tortona che prende però più rimbalzi rispetto alla formazione pesarese, serve anche più assist. Ma questi, come diciamo sempre, sono solo numeri. Tra poco si comincia, tra poco ci sarà la palla 2 per questi ultimi 40 minuti che daranno un responso importante sia per Pesaro e sia per Tortona. In chiave playoff, tutto pronto con Carmelo Paternico, arbitro ovviamente di altissimo livello, chiamato a dirigere questa sfida delicata. Si va per la palla 2, si salta, primo pallone non valido, da rifare la palla 2 e quindi anche il secondo va rimesso nel cronometro. Eccolo qua, 10 minuti per andare con questo primo quarto. Si va, seconda alzata, palla conquistata da Pesaro. Si comincia, amici di Leve Sports, per quest'ultimo appuntamento. Tutte le gare hanno preso il via in contemporanea. Allora, la prima azione manovrata per Pesaro con Moretti che gira sul blocco, prova ad andare fino in fondo, prova l'assistenza per Cavic anticipato, allora spinge Tortona per il primo attacco della serata con Candy che va a chiamare lo schema sulla pressione di Moretti. Quindi Kane l'ha consegnato proprio per Criston nell'angolo per Daum, si alza per il primo tiro dall'angolo sbagliato. Dall'altra parte prova ad attaccare Mohamed Ali Abdulrahman, altro giocatore con tanti punti nelle mani, sbaglia anche lui. Il rimbalzo però è buono, attento, conquistato da Pesaro per l'extra possesso col tiro sbagliato di Moretti. Si rimane sempre sullo 0-0 e Tortona si riporta di là a chiamare lo schema con Candy. Criston spalla canestro, prova a recuperare spazio verso il canestro, poi tira in allontanamento, apre lui il match, primi due punti per il nativo di Cincinnati. Da Bertram Yotz comincia con i primi due punti del giocatore che viaggia a quota 16.2. prova a rispondere Pesaro con questo pallone mal servito da Karalampopoulos, non può controllarlo Juan Chitam, palla persa per Pesaro. Pesaro che in stagione ha perso 11.8 palloni di media partita. Candy supera la metà campo per il servizio ancora per Daum, Chitam su di lui, non gli lascia spazio, Daum finta il tiro, poi prova a partire di mano destra, si ferma. Tiro in sospensione per Daum, tap out a servire la ripartenza di Abdulrahman per Pesaro. Rientra bene Tortona, la finta, grande giocata per il nativo di Allentown. Primi due punti anche per lui, altro giocatore che vi dicevo prima con tanti punti nelle mani, 14.1 la sua meta stagionale, 17 punti nell'ultima partita contro Napoli. JP McCure prova a iscriversi al match, sbaglia, Chitam al rimbalzo, la pressione su Abdulrahman che tiene il palleggio, poi attende che si piazzino i compagni, arriva Kravic, non gli porta il blocco, allora Abdulrahman va fino in fondo, alza la parabola, sbaglia però. Kane tira giù il rimbalzo, si rimane sempre sul 2-2. Ultimo tocco di Karalampopoulos, la palla che finisce fuori, la rimessa sarà per Tortona dopo 2 minuti e mezzo in questo primo quarto. La rimessa per la formazione di Ramondino con Candy, arresta il tiro, si alza oltre l'arco, sbaglia però, prova il tap out, Kane ci riesce ma la palla viene raccolta da Karalampopoulos che va a portare l'attacco per Pesaro, poi va, si infila, prova a servire un pallone non facile, credo che ci sia stato il tocco con il piede per McCure. Pesaro rimane in attacco, sì, con il piede JP McCure colpisce e spedisce il pallone direttamente sul fondo, la splendida giocata di Mohamed Ali Abdulrahman di prima. La rimessa da sotto canestro con 14 secondi
a disposizione per Pesaro, lungo il pallone per Dijan Kravic, quindi Abdulrahman Citam, il lobo per Karalampopoulos, il pallone nel pitturato, il tiro è corto però da Kravic, il rimbalzo di Candy che spinge il 3 contro 3, poi si deve fermare perché rientra tutta la squadra pesarese. Allora Candy va nell'azione manovrata, il lob per Christian, spalle a canestro, c'è Moretti su di lui, si ripete l'uno contro uno, si alza nuovamente Semai Christian, esattamente azione fotocopia per la il nazionale statunitense, giocatore da 51.6 da due punti in stagione sinora. Kravic, svitamento sul piede perno, palla che danza sul ferro, poi entra per il 4 pari dopo i primi 3 e mezzo di questo primo quarto. Ancora Christian, esce Kravic, poi rientra che nel pitturato, fuori per Macchiura, entra di mano sinistra, appoggia il tabellone, l'effetto aiuta la conclusione di Macchiura per il canestro del 55 in maglia Tortona. Si alza Citam, il tiro è sbagliato però, si lotta al rimbalzo, quasi Kravic era riuscito nel tap-in alle spalle proprio di Kane, fino in fondo Christian per Macchiura, questo non è un tiro facile, c'è il fallo però commesso ai danni di Macchiura che va in lunetta per il primo viaggio sulla linea di tiro libero per il nativo di Lakeville. È il primo fallo fischiato a Dijan Kravic. Buono il primo per JP Macchiura, giocatore da quasi 86% in stagione. Sbaglia il secondo Kravic, conquista il rimbalzo. Quindi Abdulrahman prova ad entrare nel pitturato, chiuso bene dalla difesa di Tortona, e allora è costretto a riprendere il pallone, a servire con il lob Citam. C'è Candy dopo il cambio difensivo sul giocatore pesarese, 2 secondi per andare al tiro, si alza, impatta in maniera regolare, il più lesto di tutti però è Karalampopoulos ad andare con il tap-in ad appoggiare per il meno uno di Pesaro. Christian sull'uscita di Macchiura, finta il tiro, consegnato poi da Kane sotto mano per Macchiura, qui la difesa di Pesaro si lascia infilare con il gioco a due. E allora per Macchiura altri 2 punti con Pesaro che va a più 3. Siamo entrati nei secondi 5, tira con il palleggio sul lato sinistro Citam, il pallone però tocca la struttura del canestro, considerato fuori ovviamente. La rimessa per Tortona con Candy che va a chiamare lo schema d'attacco per Christian, pronto Kane a portare il blocco, poi la rotazione di Kane, si alza Christian, il tiro è corto però, si lotta al rimbalzo, Karalampopoulos tira giù il pallone, spinge la transizione offensiva per Pesaro, Abdulrahman si ferma, c'è Christian su di lui, lo guarda negli occhi, non gli lascia il corridoio di penetrazione, quindi lo scarico ancora per Citam che si alza da 3, sbaglia, prova il tap-in ancora Kravic, lotta ad altezza siderale per Kane, Kravic ogni rimbalzo, pronti già i primi cambi soprattutto per Tortona. Intanto Macchiura si alza per il tiro da 3, ancora JP Macchiura, c'è il primo mini allungo per la formazione ospite con il più 6 dopo il canestro da 3 punti per JP Macchiura. Moretti prova a rispondere, alza la parabola, prende il fallo da Candy e andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Vediamo le prime rotazioni nel match, cambia anche Pesaro, è il momento del debutto sul parquet per Austin Day nella 7ª gara stagionale dopo il gran ritorno. Qui stiamo vedendo l'impatto di prima regolare secondo i direttori di gara, qui è bravissimo invece Karalampopoulos ad arrivare in tap-in a sorprendere tutti, 2 tiri liberi per Moretti, buono il primo per il bolognese, riduce a 5 lo svantaggio,
fa 2 su 2, 12-8, 3:45 per andare al primo mini intervallo. Tortona sembra poter comandare il match senza però dare ancora l'impressione di poter scappare. Pesaro è lì, Candy chiede palla a Dauma nel pitturato, poi lo svitamento, tiro in allontanamento, gran canestro per Mark Dauma nelle corde di questo pazzesco giocatore. Questa soluzione offensiva dall'altra parte, ha provato Totè, mandato in campo da Repeja dopo l'ultime rotazioni, sbaglia però, arriva per il tiro sbagliato anche Figlioi. Extra possesso però per Tortona con il tiro in sospensione, sbagliato anche questo, si lotta al rimbalzo, adesso gli errori sono un po' tanti. Austin Day prende il rimbalzo dall'altra parte, prova fino in fondo Day, la giocata per Totè e l'assist pazzesco di Austin Day, giocatore che in quanto a classe non si discute. 2 punti per Totè, fallo in attacco fischiato a Daum. Sì, la regia va erroneamente su Criston, ma il fallo di Dauma che poi va a sedersi in panchina. E il momento nel match anche per Luca Severini. Ecco il fallo di Dauma, evidente, ha abbracciato Abdurrahman, se l'è portato via assieme al blocco. Mani sui fianchi per Yasmin Repeja con Moretti che va a chiamare lo schema d'attacco 2 e mezzo per chiudere il primo quarto. Esce dal blocco, ruota Abdurrahman, difende bene però Criston, il pallone per Day che deve attaccare Severini, arriva Moretti, gioca 2 ancora con Totè al quale però sfugge il pallone, voleva il fallo il giocatore pesarese. Allora Criston dall'altra parte, pallone per ancora Candy che va a tirare in sottomano, prova a recuperare il rimbalzo senza riuscirci però Radojevic, dall'altra parte Moretti fa saltare proprio Radojevic, si alza da 3 e questo è un gran canestro per Moretti, riporta a meno 1 la formazione di Repeja. Senso c'è un altro fallo, un altro fallo in attacco, stavolta è fischiato a Severini, ancora un fallo in attacco. Intanto va a sedersi Leonardo Candi per Ramondino, ancora un cambio, è il momento di Tavernelli sul parquet con Pesaro che ha adesso anche il pallone per riportarsi nuovamente, o meglio per riportarsi avanti in questo match dopo essere stato sotto anche di 6, schiacciato a terra per Karalampopoulos, arriva la chiusura di Radojevic, pallone fuori per Moretti, fa girare palla bene Pesaro per il tiro dall'angolo di Abdurrahman, c'è un fallo a rimbalzo, il fallo di Radojevic e quindi Pesaro rimane lì, non è molto convinto il giocatore di Tortona croato di 32 anni che ha spinto al rimbalzo. Dalla mimica indica Paternico che è stato lui ad essere trattenuto, poi c'è un altro fallo, qui vogliono addirittura l'antisportivo i tifosi di Pesaro, lo vuole anche Repeja per la verità, vediamo di capirci un po' di più. Intanto è stato lo stesso Radojevic a commettere fallo, eccolo qua, porta via tutto compreso Rahman che era sulla sua strada, 2 falli consecutivi per Rahman, Abdurrahman in lunetta, Bertram Jozz che ha esaurito il bonus, buono il primo per il prodotto di Michigan University, giocatore dal 73% in stagione. Sbaglia però il secondo, lotta bene Totè, rimbalzo caparmiamente Leo Totè, va a conquistare il pallone da appoggiare. Altri 2 punti importanti che rimettono Pesaro davanti 16-14 dopo il canestro di Totè schiacciato a terra per Criston, taglia Radojevic senza però troppa convinzione, poi fallo in attacco per Criston che si libera in maniera, o meglio intendeva liberarsi in maniera irregolare dalla pressione difensiva di Abdurrahman. Eccolo qua il braccio
destro che spinge via Abdulrahman. Questa è la magia di prima di Austin Day, con relativa schiacciata di Leo Totè. E allora 1.07 sul cronometro. Pesaro avanti di 2. Dopo il fallo di Criston si riparte con la rimessa per Pesaro. Totè, buono l'impatto di Leonardo Totè nel match finora. Intanto c'è il reversa di Davide Moretti. E adesso prova a spingere in questo finale di quarto la formazione padrona di casa col settimo punto di Moretti. Più 4 per la Carpegna Progetto Pesaro. La pressione difensiva sta per recuperare il pallone. Austin Day alla fine vuole l'ultimo tocco, ma l'ultimo tocco credo che sia stato del giocatore pesarese. Infatti la rimessa è di Tortona, che ha 11 secondi ancora per cercare il tiro. La rimessa di Tavernelli, serie di falli sui blocchi. Il fallo è fischiato a Austin Day. Fallo numero 23. 7.7 la sua media nelle 6 gare giocate finora, con 3 rimbalzi e mezzo conquistati a partita. Radojevic raccoglie, consegnato per Figlioi, che parte di mano sinistra, prova la schiacciata a terra, impossibile, ma la palla gli ritorna in mano per Criston. Il pallone, 5 secondi per andare al tiro. Criston parte in uno contro uno, ci va Radojevic, poi da 3 punti in tempo utile, ma sbaglia. Però Deis betta il rimbalzo, allora c'è l'ultima opportunità probabilmente col Pesaro. Cronometri che vanno praticamente quasi insieme, c'è forse mezzo secondo di differenza, e quindi forse l'ultima azione d'attacco per la Carpegna Progetto, con Moretti che rimane lì, gioca col cronometro. Quindi Abdulrahman, sale Karalampopoulos, schiacciata a terra per Totè, gira magistralmente il pallone. La Carpegna Progetto Pesaro si chiude il primo quarto 20-14, azione da manuale, l'ultima questa della squadra pesarese, che permette così di impattare anche il massimo vantaggio di 6 punti che era stato di Tortona nel questo inizio di primo quarto. Chiude a più 6 invece la formazione padrona di casa qui alla Vitifrigo Arena, 20-14 dopo i primi 10 minuti, e squadre al primo mini riposo della serata. E allora questi numeri dopo 10 minuti, con 1 su 6 da 3 punti per Tortona, stessa percentuale del 16.6, ovvero 1 su 6 anche per Pesaro. Le squadre tirano male da 3 punti, tirano meglio da 2 punti, 7 rimbalzi tirati giù dalla formazione di Ramondino contro i 14 della Carpegna Progetto Pesaro, che ha tirato giù anche 5 rimbalzi offensivi. Ottimo l'impatto nel match per il giocatore che vedete qui inquadrato, Leonardo Totè, giocatore da quasi 7 di media in stagione. 6 punti con 3 su 4 dal campo per Leonardo Totè in questi primi 10 minuti. RP già gli dà fiducia, lo tiene sul parquet, pronti a ripartire per i secondi 10, mentre intanto non giungono buone notizie per Tortona da Milano, dove Sassari è avanti contro l'Olimpia, mentre Brindisi è avanti contro Trieste. Radojevic ripartiti nel match, prova Tavernelli ad attaccare Totè, poi il lob di Figlioi su Radojevic, fuori per il primo tiro da 3 della serata di Tavernelli, che sbaglia. Severini conquista il rimbalzo, extra possesso per Tortona che si affida a Figlioi, che va al canestro. Il primo del
sua serata per l'ex giocato nella stagione 2021 proprio con Pesaro. Pesaro adesso in attacco con Abdurrahman, pallone per Totè. Prova ad attaccare Delfino, prova anche il tap-in, il giocatore mandato in campo da Repice per questo secondo quarto insieme a Matteo Tambone. Tanto la rimessa è ancora per i padroni di casa. Dopo la giocata di Delfino, il tap-in tentato e poi l'ultima a toccare un giocatore di Tortona, rimessa da sotto canestro proprio dalle mani di Delfino. Viene anticipato Totè, ma chi ora spinge per il 3 contro 2 di Tortona. Si ferma però Severini, spara da lontanissimo Machiura, che sembra ben inserata stasera, ed è subito time out per Yasmin Repesa dopo il primo canestro del quarto dalle mani di Geppi Machiura. E allora vi abbiamo ricordato che fino all'8 maggio si può votare, amici. Andate sul sito, sull'app della Lega Basket, registratevi alla sezione MyLBA, potete dire la vostra, potete votare fino all'8 maggio, a parte l'MVP, candidati sono 8 questa volta, ma c'è anche, potete votare il coach dell'anno, potete votare anche il giocatore che è migliorato di più nel corso della stagione. Andate sul sito, sull'app della Lega Basket e dite la vostra. Tanto qui si è tornati a giocare con un punto di vantaggio per Pesaro. Totè ancora fino in fondo, è sfortunato però, appoggia il tabellone, sbaglia. Tavernelli a chiamare lo schema per Tortona, per Radojevic, si alza per il tiro da due, tiro lungo, tap out di Tavernelli per Abdurrahman, conquista il pallone, parte ad alta velocità, prende il fallo da parte di Geppi Machiura. Non c'è canestro, non sarebbe stato probabilmente nemmeno valido. Sì, falle commesso qua, non aveva ancora raccolto Abdurrahman, infatti si va alla rimessa e non a tiri liberi. Cambia Ramondino, fuori Radojevic, nuovamente Tyler Kane sul parquet, 10.9 di media nella sua avventura con la maglia di Pesaro. Delfino prova ad andare fino in fondo, sbaglia però, proprio Kane che tira giù il rimbalzo, Tavernelli spinge, supera la metà campo per Machiura, attenzione appena segnato da lì la finta per Machiura che stavolta sbaglia, Totè tira giù il rimbalzo, si rimane sempre in questo quarto sull'unico canestro segnato sinora proprio da Geppi Machiura, con Delfino che prova a portare a passeggio Figlioi, va al tiro da tre dopo che Figlioi rimane dietro sul blocco, e allora si iscrive al match anche Carlos Delfino, classe 82 da Santa Fe. Per una Pesaro che va a più 4, Tavernelli, il taglio di Kane, non servito, Figlioi, Kane rimane nel pitturato, Totè fa buona guardia, non gli fa ricevere il pallone, allora Kane sale per bloccare Figlioi, che poi pasticcia, sta per perdere palla, non fa in tempo, anzi no, fa in tempo a tirare, a momenti la mette anche... Comunque il rimbalzo è di Tortona che poi va con Machiura ancora al titolo, stavolta al tiro, stavolta Pesaro riesce a recuperare il pallone, allora prova Day a mettere il sigillo dopo questa lunghissima azione per il più 7 di Pesaro, massimo vantaggio nel match per i padroni di casa. Giocatore dal 40% da quando è arrivato a rivestire, è tornato a rivestire la maglia di Pesaro, adesso c'è il fallo di Delfino. Immediatamente rilevato da Paternico sulla partenza in palleggio di Ariel Figlioi. Provato a rubare la palla a Carlos Delfino, fallosamente però ancora cambi.
uscito Totè tra gli applausi del pubblico, è uscito anche Abdulrahman. Momento di Ricky Visconti sul parquet, anche Kravic torna sul parquet. Intanto c'è il tiro di Tavernelli, gli frana addosso proprio Visconti per il primo fallo della sua serata. Manda in lunetta il numero 8 in maglia Tortona. E allora forse avete anche sentito, c'è un instant replay per capire a chi verrà assegnato il fallo, perché sono andati in due a saltare su Tavernelli e credo anche per vedere se il tiro è da due o da tre, perché da quella ripresa non lo si capiva benissimo. Ricordo che il fallo sia stato alla fine assegnato a Visconti, forse Paternico vuole essere certo della decisione. Allora, proviamo a capire. Intanto, ecco, vedete anche dove è il piede di Tavernelli, che qui sembra sulla linea. Sì, qui sembra sulla linea. Credo che stiano valutando anche questo gli arbitri, perché il fallo deve essere stato fischiato a Visconti. Sì, il piede è nettamente sulla linea. Quindi se saranno, dovrebbero essere due tiri liberi, perché Tavernelli stacca, sì, col piede sulla linea. Sì, da due punti era questo che guardavano gli arbitri, perché il fallo di Visconti era andato a saltare non Kravic ma Day. Fallo di Visconti e allora Tavernelli in lunetta per due tiri liberi. Buono il primo per il playmaker di Tortona. Fa 2-2 dopo 3 minuti giocati in questo secondo quarto. Meno 5 per Tortona. Tavernelli adesso in pressione su Tambone. Sale Day a portare il blocco, poi si allontana, Tambone scarica per Delfino, Day va a bloccare anche per Delfino che prova a ubriacare di finte Severini che regge bene però lo scivolamento di gambe, allora Day svita sul piede perno, si alza per il tiro, sbagliato no, sembrava sbagliato, palla che danza sul ferro e poi va nel canestro dall'altra parte. Grande gioco a due tra Figlioli e Kane, autostrada per Tyler Kane, schiacciata conseguente per il nuovamente meno 5 di Tortona. Sesto punto per, anzi 6 punti in stagione regolare per Tyler Kane. Visconti finta il tiro, poi si alza dalla linea di tiro libero, un tiro libero in sospensione per Ricky Visconti, si scrive anche l'ex Brindisi al match. Pesaro continua a tenere ritmi alti, continua a mantenere 7 punti di vantaggio. Poi la pressione di Tambone irregolare su Tavernelli. È il primo fallo per il playmaker pesarese. ...7.2 di media per lui in stagione dalle giovanili della Virtus Roma. Figlioli si alza da 3, pallone che lo beffa due volte sul ferro e poi esce. Allora Tambone stesso che supera la metà campo. Poi c'è Severini che abbraccia Austin Day e quindi il fallo fischiato proprio a Luca Severini. Eccolo qua, lo vedete. È il secondo fallo per il giocatore ormai stabilmente anche nel giro azzurro della nazionale di Gianmarco Pozzecco. Secondo fallo per il nativo di Loreto. Rimessa per Delfino a 5.40 per andare all'intervallo lungo. Delfino finta, poi va fino in fondo, appoggia in sottomano con grande eleganza Carlos Delfino. Sono 5 punti per lui nella, questo pomeriggio pesarese. Figlioli per Tavernelli, parte di mano destra, si ferma, poi per Severini che si alza da 3, il tiro è corto però. Day prende il rimbalzo lungo con adesso Pesaro che può andare anche sulla doppia cifra di vantaggio. Tambone sul posto, Day prova a farsi spazio, riceve, c'è Figlioli su di lui, spalla a canestro per Day che poi mette i piedi davanti al canestro, tira immediatamente anche se con poco ritmo, ma non importa perché adesso Pesaro mette la prima mini fuga sul tabellone e allora inevitabilmente Ramondino va a chiamare il time out con Pesaro sul +11 a 4.50.
per chiudere questo secondo quarto con una ottima Carpegna Prosciutto Pesaro e con una ancora piuttosto titubante Tortona con Ramondina raccolta dai suoi. Intanto Brindisi avanti contro Trieste. Givova, Scafati e Germani Brescia sono in parità. Il banco di Sardegna Sassari è avanti su Milano. Questi i risultati che ovviamente interessano molto a chi da casa ci sta ascoltando, sia tifosi pesaresi sia tifosi di Tortona, per riuscire a capire che cosa potrà succedere alla fine di questi ultimi 40 minuti, quale sarà la griglia playoff. 11 punti di JP Machiure, miglior realizzatore, unico giocatore in doppia cifra. Cristo era partito bene, poi si è fermato dopo i primi due canestri. 7 punti per Moretti e Dei nelle fila della Carpegna Prosciutto Pesaro. Pronti a ripartire, amici di Eleven Sports? Io ne approfitto anche per ricordarvi che in settimana ci saranno le gare 5 dei playoff di Eurolega in diretta su Eurosport tra Real Partizan, Maccabi Monaco e Olympiakos Fenerbahce. Candi rimandato sul parquet, la pressione di Visconti su di lui. Quindi Criston ancora per Candi, che finta la partenza in palleggio, poi viene tenuto bene però dalla difesa di Pesaro. 5 secondi per andare al tiro. Mike Criston si alza per il tiro in sospensione. Che giocatore il nativo di Cincinnati, riduce alla singola cifra di svantaggio, ovvero 9 punti Tortona la differenza fra le due formazioni. 6 punti per Mike Criston, che prova a riaccendersi in questa seconda parte di secondo quarto. Poi Delfino fa tutto bene, sbaglia però il tiro, protesta con l'arbitro. Intanto Machiura dall'altra parte, Dei aveva quasi soffiato il pallone a Machiura, per la verità, anche sembrava in maniera pulita, però l'arbitro è a un metro, quindi può decidere decisamente meglio di noi, soprattutto a velocità normale. Vedete che insomma forse qui c'è solo tocco di palla in effetti. Comunque è stato fischiato il fallo a Austin Dei, nuovamente campo per Cheatham, si va a sedere Dei, 2 falli e 7 punti per Austin Dei. Candi il pallone per Machiura, il taglio di Kane va all'aiuto di Dejan Kravic, pallone ribaltato per Criston nell'angolo, palo di Criston che poi è il più sveglio di tutti, va a riprendersi il suo sesto pallone, però la palla non ha toccato il canestro, quindi manca un secondo per andare al tiro. Fa in tempo Criston a mettere a segno altri 2 punti per il meno 7 di Tortona. 8° punto per Criston. Gioco a 2, Kravic va in sottomano, ben trovato da Delfino. Allora Pesaro ricomincia a macinare punti, la pressione della difesa pesarese, 4 contro 1 per il contropiede di Pesaro. Tambone si alza da 3, realizza, ma questo non è stato proprio un contropiede portato bene. 4 contro 1, non si può mandare un giocatore a tirare da 3, ma bisogna andare a tirare da sotto. Ma queste sono solo parole, perché tanto ha ragione Tambone, avendo segnato un canestro importantissimo. Guardate che sono 4 contro 1 alla fine, però Tambone tira, bisogna vedere se è da 2 o da 3. Credo che ci sia un instant replay anche qua e credo che ci sia il piede sulla linea di Tambone, dovrebbe essere da 2 questo canestro. A me è sembrato da 2 il canestro di Tambone. Vediamo, ancora gli arbitri all'instant replay. Forse l'immagine qui in basso a destra, ecco questa qui allargata, è la più chiara. Questa è le immagini che arrivano dalla instant replay room di Cologno Monzese. Questo è quello che stanno vedendo gli arbitri. Noi lo vediamo insieme a loro, qui anche sembra col piede sulla linea, ma quella di prima mi sembrava più chiara. Io credo che sarà dato canestro da 2, adesso vediamo. Andrea, puoi continuare con le flessioni tue se vuoi. Stanno ancora guardando, evidentemente non si convincono non convincono le immagini ancora Paternico, che oggi dirige assieme ad Attarde a Paglialunga. Allora, da qui sembra da 2 sinceramente il tiro. Vediamo. Sì, da 2.
Canestro da due, confermato. Due punti per Matteo Tambone, quindi 38-27, si rimane sul più 11 a 3-18 per andare all'intervallo lungo con Tortona in attacco e Criston guardato negli occhi proprio da Matteo Tambone. Daum nuovamente sul parquet, Kain alza per Criston che fa saltare Tambone, poi sbaglia però il tiro da sotto in maniera anche un po' sorprendente se vogliamo. Delfino dall'altra parte ha spazio ma non vuole andare al tiro, ci va adesso. C'è il fallo commesso ai danni di Carlos Delfino. Il fallo è di Tyler Kain, quindi tre tiri liberi per Carlos Delfino. Lunetta per il nativo di Santa Fe. Giocatore dal 70% in stagione finora dalla lunetta e 5.4 di media. Primo tiro libero trovato per un giocatore che sbarcò in Italia 23 anni fa per vestire la maglia della Viola Reggio Calabria. 2 su 2, ancora un tiro libero per un giocatore che ha vinto un oro alle Olimpiadi con la nazionale argentina nel 2004. 3 su 3 per Carlos Delfino, più 14 per una Carpegna Prosciutto Pesaro che mette a segno il primo allungo reale, vero, di questa partita. La pressione adesso ancora di Pesaro su Candy. Ecco i due massimi vantaggi, mentre Kane va a schiacciare, trovato bene da Criston. Più 14 per Pesaro, più 6 per Tortona. Adesso il vantaggio si è ridotto a più 12. Con il quarto punto di Tyler Kane, arrivato in schiacciata. Kravic molto lontano da canestro, cede a Delfino. Vediamo se prova ad attaccare Machiura, lo fa, va fino in fondo, appoggia il tabellone. Ancora due punti per un Carlos Delfino oggi molto ispirato. Dall'altra parte prova a rispondere Criston, alza il pallone per Dom, abbassa le braccia in maniera irregolare. Ricky Visconti commette fallo con Pesaro che ha esaurito il bonus e quindi ci saranno due tiri liberi per Tortona e per Mike Dom. Ecco qua il fallo di Visconti, due tiri liberi per il nativo di Kimball. Buono il primo. Secondo fallo per Ricky Visconti. 10.2 la media stagionale di Mike Daum. A 2 su 2. Riporta 12. Le lunghezze di svantaggio. Stiamo per entrare negli ultimi due giri dell'orologio. 2-0-4 adesso alla fine del secondo quarto, quindi del primo tempo. Sale Ecitan, poi si allontana, riceve nel pitturato, non si fida però del tiro, deve superare Daum, ci prova adesso ad andare al tiro in allontanamento, sbaglia però, rimbalzi di Candy che spinge il 3 contro 2 per Tortona. Candy poi si ferma perché Ecitan va a chiudere bene il corridoio di penetrazione, quindi Kane va fino in fondo, appoggia il tabellone resistendo anche al ritorno di Tambone in difesa che non commette fallo ma non impedisce a Tyler Kane di appoggiare per altri due punti per il meno 10 Tortona. Tira col 61% Tortona dal campo contro il 56, anzi da 2 contro il 56 di Pesaro. Poi Kravic, la pressione di Criston non fa ricevere Visconti, quindi Delfino sulla pressione di JP Machiura, si alza ancora Carlos Delfino, il mattatore di questo match in questo secondo quarto. Nuovamente più 12. Candy con la risposta provata da Daum che sbaglia, poi il pallone per Criston che in qualche modo riesce a rimettere lì in mezzo, confusione, alla fine arriva Mike Daum in sottomano di sinistro per due punti che danno respiro a Tortona e costringono Jasmin Repeša a chiamare time out qui alla Viti Frigo a 56 secondi per chiudere questo secondo quarto. Il time out da Jasmin Repeša. Mentre io continuo ad aggiornarvi sui campi che interessano proprio queste due squadre, a cominciare da Tortona. Sassari avanti di 4 in casa dell'Olimpia Milano, Brindisi avanti di 10 contro Trieste, Brescia è avanti di 2 contro Scafati. Poi ovviamente nel corso del match proveremo a incrociare tutte le combinazioni o comunque come sarà poi il quadro playoff alla fine. Intanto sono 12 punti di uno di un pazzesco Carlos Delfino, gli resiste JP Machiura a quota 11.
quattro rimbalzi di Toté, Abdurrahman e di Tyler Kay dall'altra parte. Due assist per Kriston, uno per Kravic, Abdurrahman e Day. In sponda Pesaro. Pesaro che ha chiesto il time out con il suo tecnico. Eccolo Carlos Delfino, 12 punti con 3 su 6 da 2, 1 su 1 da 3. Per il giocatore che in Italia è passato anche nelle file della Fortitudo ma anche di Torino. Ora Pesaro, la rimessa proprio per i padroni di casa con 10 punti da gestire. Chittam è consegnato per Visconti, consegnato di Kravic per Delfino ancora che si sente un fire, sono 15 i suoi punti. Ancora Carlos Delfino, più 13, prova a rispondere Kriston, Mike Daum prova a non essere da meno, sbaglia però, il tiro è corto. L'attacco di Tortona è un po' statico, tiro senza ritmo per Daum, allora Delfino prova ad attaccare ancora Machiura, 3-4 secondi di differenza fra i due cronometri. Kravic finta il consegnato, poi prova ad andare nel pitturato, va fino in fondo, appoggia il tabellone. Due punti anche per Dejan Kravic ed è più 15, il massimo vantaggio per Pesaro. Ancora qualche secondo per Tortona per provare il tiro, l'anticipo di Visconti che può tirare dalla sua metà campo, niente da fare, finisce 50-35 con Pesaro che dà una prima spallata al match chiudendo il primo tempo con 15 di vantaggio sulla formazione di Ramondino. Una Pesaro che ha segnato 50 punti e non sono affatto pochi a una formazione come Tortona che è terza in classifica. 50-35, adesso vediamo se avremo ospite al nostro microfono prima delle prime considerazioni di questo match, per dare un'occhiata anche sugli altri campi e prima di fermarci per l'halftime show. Non mi sembra che ci siano giocatori con il nostro Michele Zavagnini, quindi 50-35, una Pesaro che aveva cominciato con le marce basse. Sentiamo Visconti. Proviamo a sentire Visconti. Ok, siamo pronti, sentiamo. Ricky Visconti, un primo tempo come i vecchi tempi, quelli dell'andata dalla vittoria Libertas, una partita che sarà difficilissima fino alla fine, Ricky. Assolutamente, loro sappiamo che squadra sono, sappiamo il campionato che ha fatto, ma noi sappiamo le nostre potenzialità quando giochiamo con tanta energia come abbiamo fatto in questi due quarti. L'importante è riuscire a tenerle anche nei secondi due quarti, sappiamo farlo, dobbiamo solamente riuscire a farlo come prima, semplicemente. Le cose migliori quando correte. Eh? Le cose migliori quando riuscite a correre. Sì, assolutamente. Sappiamo che è un nostro punto di forza e dobbiamo insistere su quello, ecco. Prima parola di Ricky Visconti con il nostro Michele Zavagnini. I numeri di questi primi 20 minuti con, guardate, la percentuale da 3 di Pesaro come schizzata in alto al 44.4, mentre rimane pessima quella di Tortona, 2 su 15 con 13.3. Da due tirano più o meno allo stesso modo entrambe le formazioni, 22 rimbalzi tirati giù da Pesaro, però 6 di questi offensivi. Vediamoci le immagini più belle di questo primo tempo intanto.
E allora queste le immagini più belle di questo primo tempo, amici di Eleven Sports. Adesso ci fermiamo per l'Halftime Show, ci ritroviamo qui per il secondo tempo con 15 di vantaggio di Pesaro su Tortona. A fra poco. Williams con la finta, gran palla per Stewart. Allora vedi energia Trentino che trova il tapin di Atkins. Cappelletti va a schiacciare per Xavier Johnson. Attacca al centro Rachman, stoppato da Micino. Attacca il ferro, una stoppata clamorosa di Ararapopoulos. Vola per la stoppata, Dau. Dentro da Williams che lascia lì due difensori e poi va a inchiodare. E dall'altra parte. Mamma mia, che bella! Fammi giù il pallone di Onessa. Possesso per pareggiare i conti o mettere la freccia. Ci prova con le Banks, percussione centrale, Schengelia e Adrian Banks che riesce a realizzare i due punti. Rossanza per Owens.
Grazie, grazie a lei. Ricordiamo che è possibile donare proprio 5 per 1000 alla Fondazione Ander, perché noi siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e oggi troverete anche due postazioni all'uscita nel settore tribuna per poter scegliere alcune bellissime idee di regalo e il ricavato andrà appunto per sostenere l'assistenza domiciliare gratuita della Fondazione Ander. Grazie mille, grazie di cuore. Thank you.
Eccoci nuovamente insieme, amici di Eleven Sports, tornati alla Vitifrigo Arena, dove stanno concludendo il riscaldamento prima di dare il via al secondo tempo. Pesaro e Tortona con i padroni di casa, avanti di 15, 50-35 il parziale. Dopo i primi 20 minuti diamo uno sguardo agli altri campi che interessano da vicino le due formazioni, cominciando da Tortona. All'intervallo Sardegna, Banco di Sardegna avanti di 2 su Milano, 34-32, che vorrebbe dire, ve lo ripeto, che se Sassari dovesse vincere, Tortona perdere, Tortona sarebbe quarta, Sassari terza. Per quanto riguarda invece l'ultimo posto per i playoff, dove concorre, sprinta ancora anche Pesaro, Brindisi avanti di 11 contro Trieste, mentre la Germania di Brescia è sotto di 3 contro la Givova di Scafati. Questi intanto sono i numeri del primo tempo, con un ottimo 44-4 da 3 punti per Pesaro contro un pessimo 2 su 15 per la squadra di Ramondino, che ha tirato giù solo 15 rimbalzi contro i 22 di Pesaro, 6 dei quali tirati giù in attacco, 7 gli assist serviti dalla Carpegna Prosciutto Pesaro contro i 5 di Tortona, 5 le palle perse dalla squadra ospite, 4 da una Pesaro che comunque è avanti di 15, vi dicevo, dei parziali in questo momento. Quindi se facciamo un flash e frisiamo qui la situazione, con la vittoria di Pesaro, la vittoria di Brindisi e la sconfitta momentanea di Brescia, Pesaro sarebbe all'ottavo posto e quindi dentro, ma discorsi che rimanderemo alla fine, ovviamente, perché ci sono 20 minuti ancora da giocare, quindi mezza partita sia qui, sia a Brindisi, sia a Scafati, con una Tortona adesso scrutata sotto lo sguardo preoccupato di coach Ramondino, perché Pesaro ha giocato un pazzesco soprattutto secondo quarto grazie a un incredibile Carlos Delfino, 15 per lui. Poi ci sono i 7 di Moretti e Dei, 6 per un ottimo Totè, così come Dejan Kravic. Dall'altra parte, in doppia cifra, c'è solo JP Macchiura, quota 11. Poi ci sono gli 8 di Semai Christon, i 6 per Daum Kane. Questi alcuni dei realizzatori del match. Squadre nuovamente sul parquet per dare il via al secondo tempo. Amici di Eleven Sports, tanto è finito il primo tempo, mancava solo un parziale, quello di Scafati. Brescia, vi confermo, sotto di 1, 51-50. 20 minuti da giocare su tutti i campi. Adesso nuovamente si riparte con una Tortona giù di tono. In questo primo tempo Christon aveva cominciato bene il primo quarto, poi era scomparso, aveva cominciato bene il secondo quarto, poi era scomparso. Fasi alterne la prestazione del nativo di Cincinnati, mentre sugli scudi, come vi dicevo prima, Carlos Delfino, assoluto protagonista indiscusso del match sinora. Si va pronti quindi per raccontarvi altri 20 minuti, amici di Eleven Sports, per questa ultima in Serie A Unipolsai, poi da sabato prossimo 13 maggio via ai playoff. Tutto ovviamente in diretta su Eleven Sports. Moretti a chiamare il primo schema offensivo per Pesaro con Quan Citam, che va nel pitturato, prova a svitare sul piede perno, tiro è sbagliato, però Kane tira giù il primo rimbalzo del terzo quarto per l'azione d'attacco, la prima di questo secondo tempo per la Bertram Jost Tortona, con Christon per Daum, fa girare palla con Macchiura che poi attacca uno contro uno, appoggia il tabellone, apre il secondo tempo JP Macchiura col suo 13° punto e riduce a 13 le lunghezze di svantaggio. Buon inizio di tempo dopo l'uscita dagli spogliatoi per JP Macchiura. Abdurrahman prova a rispondere al giocatore di Tortona provando ad attaccare Christon, poi la finta di Cetam che si libera di Daum, tira corto, però Daum riconquista il suo stesso rimbalzo lungo, poi il fallo di Mohamed Ali Abdurrahman su Rahman, su Semaia Christon, sul giro in corsa di Christon, il fallo di Abdurrahman. Christon per
Candy che va a tirare in acrobazia, sbaglia però Kravic, tocca il pallone recuperato da un ottimo Machiura, poi Dauma, spazio per alzarsi da tre ed è 5-0 immediato in questo inizio di match con il canestro da tre di Dauma. 50-40, un terzo di svantaggio recuperato da Tortona. Un minuto e mezzo andato in questo terzo quarto. Moretti a spazio dall'angolo, è trovato bene da Abdurrahman, altrettanto bene risponde Moretti che ringrazia e porta a casa la tripla del più 13. Candy dall'altra parte, il taglio di Kane, non lo vede Candy, rimane sotto canestro, lo vede adesso Daum, un po' tardi perché Moretti il più bravo di tutti, il più furbo. Karalampopoulos, Citam dall'angolo da tre e due triple di Pesaro che ristabiliscono subito la distanza, anzi l'aumentano anche, più 16 con due triple consecutive dei pesaresi dopo il 5-0 iniziale di Tortona. Criston prova a rispondere con un tiro difficilissimo, decimo punto per Semai Criston, provano ad alzare le percentuali entrambe le formazioni, soprattutto Tortona che aveva tirato male soprattutto da tre nel corso del primo tempo. Abdurrahman prova a partire uno contro uno, tiene bene giù di gambe Criston, allora si alza per il tiro da tre, il numero 5 maglia Pesaro, sbaglia, rimbalze di Tyler Kane, Machiura per Candy, non corre tantissimo Tortona, per la verità Pesaro è già ben sistemato in difesa. Criston fa girare palla alla squadra di Ramondino, poi Candy si alza da lontanissimo, tre punti per Leonardo Candy. Adesso le squadre sembrano non voler sbagliare quasi più in questo inizio di terzo quarto. Primo canestro da tre per Candy al secondo tentativo. Intanto difesa di Tortona tagliata in due dal taglio di Moretti. Ben trovato, tiro in sottomano per il più 13 per Pesaro. Schiaccia da terra per Criston, dodicesimo punto di Davide Moretti. Spallate con Abdurrahman che tiene bene, la rimbalza è conquistato da Machiura, che bravo, senza nemmeno mettere giù il pallone si gira in corsa a trovare altri due punti della sua splendida partita sinora, meno 11. Quindicesimo punto per JP Machiura con un ottimo 5 su 9 dal campo. Kravic, svitamento sul piede perno, Tyler Kane interviene in maniera regolare, non è regolare invece l'intervento di Abdurrahman che commette fallo, è il secondo fallo per Mohamed Ali Abdurrahman che ferma in questo modo JP Machiura. Questo è l'ottimo recupero di prima di Moretti, poi Karalampopoulos nell'angolo per i tre punti di Citam. Rimessa per Tortona che ha la possibilità anche di andare sulla singola cifra di svantaggio quando stanno andando via i primi 4 minuti di questo terzo quarto. Il blocco di Kane per Criston che va fino in fondo, poi scarica in qualche modo nel nulla però Karalampopoulos, il più bravo di tutti. Moretti si alza per il tiro da tre, corto però, si lotta al rimbalzo. Daum tira giù il pallone, poteva sfruttare meglio questo contropiede forse Pesaro. Poi Machiura per Candy, cambio difensivo, Karalampopoulos su Candy, schiacciato a terra per Daum, commette fallo Moretti con Daum ancora a spalle a canestro. Attenzione perché il terzo fallo di squadra già per Pesaro, trovato molto bene da Taylor Kane, Mike Daum, primo fallo per Davide Moretti. Rimessa da sotto canestro, Criston che segna e prende il fallo da Abdurrahman. Attenzione perché il terzo di Abdurrahman è il terzo fallo, qui si fa sorprendere nettamente Rahman dalle spalle al pallone sulla rimessa, non si deve fare e allora Rahman va a sedersi in panchina inevitabilmente. Nuovamente campo per Matteo Tambone, tre falli peraltro uno dietro l'altro commessi da Abdurrahman. Tiri liberi per Semai Criston, tiro libero anzi per la giocata da tre punti che riporta a 8 le lunghezze di svantaggio per una Tortona che è tornata dagli spogliatoi decisamente con un'altra testa. Kravic consegnato per Karalampopoulos, prova a girare attorno al blocco, si alza, tira corto però c'è il fallo in attacco, fallo in attacco proprio allo stesso Karalampopoulos, forse ha allargato un braccio, proviamo a vedere.
Sì, forse il braccio sinistro alto sul volto di JP McCure, almeno questo mi pare di capire dal replay. E allora Tortona ancora in avanti, il taglio di Kane, non lo serve, Candy sbaglia tutto, Cheatham intercetta, parte per il 2 contro 3, poi si ferma, tambone, finta il tiro, difende bene Daum, non gli lascia la penetrazione, allora il lob per Cheatham. Sfittamento sul piede perno, tiro in allontanamento per ancora un ottimo Quan Cheatham, giocatore da 13.4 in stagione, nuovamente doppia cifra di vantaggio per Pesaro, la partita sale di tono adesso. Candy, McCure, il quinto punto per Quan Cheatham, con 2 su 8 dal campo però. McCure, Candy, il lob poi completamente sbagliato da Kriston per Kane. Alla fine McCure commette fallo sul tambone. Un po' di confusione in casa Tortone in quest'ultima azione, sia offensiva che difensiva. Provato un lob impossibile, Kriston per Kane. Ecco il fallo poi di JP McCure su Matteo Tambone. Il primo fallo di squadra per Tortona, il secondo personale per McCure nel match. Chiama lo schema Moretti, sale il tambone, c'è Kriston su di lui, sale il blocco di Cheatham che poi rolla e si allontana. Va a ricevere il lob da Moretti e prova ad attaccare Kriston nuovamente. Il pallone è sbagliato però perché McCure intercetta, parte per il 2 contro 1, poi prende il fallo da Moretti. Andrà in lunetta. Per 2 tiri liberi JP McCure sembra il più in palla in questo momento del match per Tortona, per la verità in tutta la partita, soprattutto in questo momento. Ecco il fallo di Moretti che aggancia in maniera irregolare JP McCure che andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Buono il primo per un giocatore arrivato la scorsa stagione a Tortona. Un contratto fino al 2024, fa 2 su 2, meno 8 per la Bertram Iozza. Siamo nei secondi 5 di questo terzo quarto. McCure, il top scorer del match sinora, questa è la sua striscia statistica nella partita finora. Moretti prende il blocco da Kravic che poi rolla, va a trovare posizione nel pitturato. Karalampopoulos scarica per lo stesso Kravic, 4 secondi per andare al tiro, lo sa Moretti, si alza, il tiro è corto, McCure raccoglie e spinge il 2 contro 4. Si ferma, cede a Candy, arriva Kriston per il tiro da 3, sbagliato però con poca convinzione questo tiro di Semai Kriston, che lo spazio ce l'aveva comunque ma mi è sembrato andare con poca convinzione. 17-10 il vantaggio di Tortona nel quarto sinora. Schiacciata a terra per Dejan Kravic, semigancio per Kravic, sbagliato, Kane tira giù il rimbalzo. Kriston prova ad attaccare Cheatham, il lob per Daum che poi prova a tabellone in qualche modo, la palla esce, la rimessa è per Pesaro. La rimessa è per Pesaro. Tanto Kravic e Karalampopoulos vanno a prendere fiato in panchina, nuovamente campo per Leonardo Totè e per Carlos Delfino, protagonista assoluto del primo tempo. Tre minuti e 15 per andare all'ultimo mini riposo. Tocca il primo pallone del secondo tempo Totè. Quindi Moretti tiene bene la difesa di Kriston. Poi Moretti per Tambone, 8 secondi per andare al tiro per Pesaro. Tambone si alza da lontanissimo, sbaglia, Kriston recupera e parte lui di palleggio a superare la metà campo. Quindi per Figlioi, anche lui sul parquet, anche Radojevic nelle file di Tortona. Il taglio proprio del numero 43, maglia Tortona, che non ha spazio per tirare. Ce l'ha spazio però Kriston che si alza da 3. La difesa di Pesaro aiuta bene e recupera male però e lascia Kriston da solo con un'autostrada davanti per alzarsi a tirare. 3 punti molto molto importanti a 2:41 per chiudere il terzo quarto. Time out da Yasmin Repeša. Intanto vediamo alcune delle immagini di Kriston, proprio il suo ultimo tiro da 3 dopo la buona intuizione comunque da parte di Leo Radojevic.
e ha visto il compagno sbarcato sull'arco dopo che era stato chiuso bene anche dall'aiuto di Totè. Cristo non ha perdonato, mettendo a segno un tiro da tre punti che ha costretto Repeci a chiamare il timeout. 2:40, 2:41 meglio, per chiudere il terzo quarto qui sul parquet della Vitifrigo Arena. Miglior marcatore del match, Geppi Macchiura, quota 17, lo tallona Delfino a quota 15, ma attenzione perché sale il rendimento anche di Semai Criston, a quota 16 già, in doppia cifra c'è anche Moretti a quota 12, però dall'altra parte. E allora tutto pronto per riprendere. Con 5 punti da recuperare per Tortone, erano 15 all'intervallo. Moretti per Delfino, quindi Citam si alza, il tiro è corto, però lo stesso Citam intuisce dove va il pallone e lo va a prendere. Delfino fa saltare Radojevic, il tiro è corto anche per Delfino. Poi c'è l'intervento falloso di Quan Citam. E così è infatti il tiro corto di Delfino, il rimbalzo di Criston. Citam commette fallo su Criston che stava andando per la transizione offensiva. Va a sedersi Moretti, va a sedersi anche Città, nuovamente campo per Ricky Visconti nelle file di Pesaro. Campo anche per Austin Day, nuovamente sbaglia il primo tiro libero Criston. Fischia il pubblico dell'arena pesarese, buono il secondo. E attenzione perché Tortona è lì, 4 punti solamente, adesso dividono le due formazioni. Ne aveva avuti anche 16 di vantaggio Pesaro in questo terzo quarto, 17 punti di Criston, il fallo di Geppi Macchiura. Il tentativo di passare sul blocco in maniera irregolare per JP Macchiura, 3 falli per lui. Allora Ramondino la richiama in panchina, lo sostituisce in campo McDowell. 17 punti di JP Macchiura. Day prova ad attaccare Severini, va al tiro, sbaglia però, Severini commette fallo, manda in lunetta Austin Day. Due tiri per Austin Day. Non è esaurito ancora il bonus alla Bertram Yotz. Primo tiro libero per Day a bersaglio. Day, vi ripeto, è alla settima partita con la maglia di Pesaro. Secondo tiro libero per il 23, maglia biancorossa. Fa 2 su 2. Ridà respiro all'attacco pesarese con 6 punti adesso a dividere le due formazioni, ultimi 2. Nono punto per Austin Day, senza errori dal campo per lui sinora. Criston per Figlioi, piede fuori, palla persa per Tortona sulla buona pressione difensiva di Ricky Visconti. Figlioi mette un piede fuori e Tortona consegna il pallone a Pesaro che con Tambone si riporta in avanti. 5 le palle perse da Tortona in questo quarto. Totè il consegnato, la finta perlomeno di consegnato per Delfino. Day prova ad attaccare Radojevic che difende bene, scacciata a terra, pallone per Totè, prova a guadagnare spazio, se il pitturato Totè tira di sinistro, prende il fallo da Mike Daum che poi va a mimare i movimenti di Totè rischiando anche qualcosa. Intanto il fallo di Mike Down, però. Questo è il piede messo fuori da Figlioi nell'azione precedente. 2 tiri per Leonardo Totè. Buono il primo per il prodotto cresciuto nelle giovanili di Verona e Venezia. Secondo tiro libero
ne aveva messi 10 contro Napoli di punti. Totè sbagliato il secondo tiro libero, risale leggermente il vantaggio di Pesaro, va più 7 adesso, 1 minuto e 15 per andare all'ultimo mini riposo, 9 su 11 per entrambe le formazioni dalla lunetta. Criston si alza in sospensione, tiro difficilissimo questo qui da quella distanza, da quella posizione, ancora 2 per Semai Criston, arrivato a quota 19 la partita, nella partita è quella fra Criston e Machiura, finta tambone il tiro. Al tiro ci va invece Austin Day, tiro sbagliato, da un prendere in balzo. Subito per Criston, ultimo minuto, sta per perdere palla. È arrivato come un... Attenzione, perché credo che la palla è stata... La rimessa è stata data a Tortona, mi sembra, però poi gli arbitri vanno a colloquio. Vediamo. Sì, la rimessa di Tortona. Delfino ha detto, vabbè, io l'avete consegnata a me, io stavo battendo, ma in effetti la rimessa è di Tortona. 18 per andare al tiro. C'è il fallo. Il fallo di Radojevic, che si è smarcato in maniera irregolare e quindi forse era destino che la rimessa andasse a Pesaro, che così infatti così fa, la rimette e la porta avanti. Terzo fallo per la Radojevic. Totè lontano da canestro sulla pressione proprio di Radojevic, quindi tambone, prova ad andare fino in fondo, scarica per Totè che si alza in sospensione quasi dalla linea di tiro libero, sbaglia però. Figlioli prende rimbalzo e fa partire Criston, si ferma Criston nell'angolo per Figlioli, chiuso bene da tambone, non riesce a tirare, fuori pallone ancora per Radojevic. Criston, pallone ancora per il croato, il fallo commesso da Tambone che manderà in lunetta il numero 43. Ovviamente paga la differenza di stazza, Tambone commette fallo su Leon Radojevic che va a guadagnarsi anche due tiri liberi. Questo era l'intervento prima fischiato, falloso ai danni di Radojevic sulla rimessa prima persa da Tortona. Sbaglia il primo il croato. Secondo tiro libero, poi 14 secondi per l'azione d'attacco di Pesaro. Vediamo se ci sono timeout. No, c'è il cambio. Severini torna in panchina per questa azione difensiva. C'è Candi. Campo anche Nikolic per questa azione difensiva di Tortona. Micia Nikolic per questi secondi che rimangono da giocare in questo quarto. Tambone sulla pressione di Radojevic nell'angolo, la difesa di Tortona ha ragione, Nicoli ci fa una buona difesa anche su Day, impedisce la linea di passaggio per Austin Day, la fine della palla termina fuori, 2 secondi punto 4, ma Bertram può andare anche al tiro. Figlioli da metà campo, parabola, tabellone, ferro, niente da fare, 6-3, 5-9, ma questa adesso è un'altra partita perché dal più 15 con il quale si era chiuso il secondo quarto, adesso siamo solo al più 4 per Pesaro, che comunque ha tenuto la testa davanti per tutto il quarto, ma si è vista recuperare 11 lunghezze rispetto alla chiusura del tempo precedente. Facciamo 12 perché è arrivata anche a più 16 il vantaggio della Carpegna Prosciutto Pesaro. Ultimo mini riposo, tra poco gli ultimi 10 qui all'Arena Pesarese per quest'ultima in Serie A. Pronti per giocare gli ultimi 10 con
La percentuale di Tortona che è salita ma di poco, da 3 punti siamo al 25%, leggermente scesa quella di Pesaro, lo dimostra infatti il risultato che è stato rimesso in equilibrio dalla formazione ospite. Sono solo 4 i punti che dividono adesso Pesaro da Tortona. Tanto sugli altri campi, Milano è avanti di 4 sul finire del terzo quarto su Sassari. Vi ricordo che se Tortona dovesse perdere, anche Sassari dovesse perdere, rimangono invariate le posizioni in classifica. Tortona terza, Sassari quarta. Brindisi avanti agevolmente contro Trieste, mentre c'è sempre equilibrio tra Scafati e Germani Brescia. Sono le 3 partite che interessano queste 2 squadre. Tanto qui si ricomincia con Candy a giocare il primo pallone dell'ultimo quarto con Figlioi. Lui si incarica del primo tiro e attenzione perché -2 dopo che Figlioi zittisce la Vitifrigo Arena. -1 il tiro da 3, giusto, -1. 6-3, 6-2 con Tambone adesso a servire Day. C'è Candy su di lui e commette fallo Leonardo Candy. Si appoggia in maniera irregolare con le mani Candy. Eccolo qua, il braccio destro. Tanto Abdurrahman rimandato in campo per Repeja. C'è bisogno ovviamente dei suoi punti. Sinora Rahman non si è visto molto per la verità come produttività offensiva rispetto a quanto ci ha abituato nel corso di questa stagione regolare. Delfino si arresta, si alza, tiene sospensione. Delfino invece ci aveva abituato bene nel primo tempo. Apre così il suo terzo quarto riportando avanti di una lunghezza Pesaro. 17 punti di Delfino con 6 su 10 dal campo. Radojevic sulla pressione di Totè. Pallone sporcato, termina fuori la rimessa per Tortona con 8 secondi sul cronometro per andare a cercare il tiro in tempo utile. 1 minuto esatto giocato in questo ultimo quarto. La rimessa da Leo Candy, serie di blocchi, esce Figlioi, non riceve, riceve Radojevic, consegnato ancora per Candy. C'è ancora un fallo fischiato ancora a Totte, è il suo primo, è il suo primo fallo con la rotazione sul blocco, la spinta di Totte ai danni di Candy, poi pallone che viene perso da Tortona, infrazione di campo. Aveva sporcato Tambone ma non aveva il possesso ancora del pallone il giocatore di Pesaro, quindi possesso che è rimasto a Candy che poi è ritornato nella sua metà campo difensiva. Allora la rimessa per Pesaro con Delfino verso Day, marcato da Severini. Delfino chiama il blocco di Totè, poi parte di mano sinistra, incrocia, step back, tira da 3 Delfino, sbaglia però, Candy prende il rimbalzo e parte per la transizione offensiva di Tortona, lo ferma fallosamente Matteo Tambone su Candy che lo aveva battuto incrociando il palleggio. Eccolo qua il fallo di Tambone, il suo terzo. È proprio Candy a lasciare comunque il campo, nuovamente Parquet per Semai Christon con un possesso pieno di vantaggio a favore di Pesaro. Doma, pallone per Figlioi, scambia con Radojevic che poi pasticcia, consegna il pallone nelle mani di Abdurrahman che scarica nell'angolo per Tambone che si alza da 3, non perdona Tambone, ben pescato da Abdurrahman nell'angolo per il +6, tripla di Matteo Tambone. Prova a rispondere Figlioi, lo beffa il ferro e Tambone prende anche il rimbalzo e spinge il pallone per Day, rientra bene Tortona. Day prova a attaccare Severini che resiste bene comunque, poi Delfino finta il tiro, c'è Daum che gli mette la mano in faccia, allora cambio difensivo, arriva Severini, il pallone per Totè, tira in allontanamento, tiro difficilissimo ma ci sono 2 punti ancora per Totè. E stavolta c'è il time out da Marco Ramondino perché Pesaro dà la sensazione ogni volta che Tortona è lì
per provare a rimettere la testa davanti, dà la sensazione di poter accelerare quando serve, lo fa ancora a 7:49 da chiudere il match se basteranno, ovviamente con Pesola che continua a mantenere il controllo del match anche se Tortonelli e Ramondino chiama a raccolta i suoi. Ne approfitto ancora, amici di Eleven Sports, per ricordarvi gli appuntamenti con l'Eurolega in settimana, in attesa che sabato prossimo comincino i playoff di questa Serie A Unipol-Sai. Appuntamento martedì con Olympiacos Fenerbahce, gara 5 ad altissima tensione ad Atene, poi mercoledì Monaco Maccabi e Real Madrid Partizan, tutte sul 2-2 con il Barcellona che ha già conquistato invece il diritto di giocare la Final Four di Kaunas dal prossimo 19-21 di maggio. 19 punti di Criston, 17 quelli di Delfino, sono loro adesso i mattatori del match. 7 rimbalzi tirati giù da Kane contro i 4 di Toté, Citam e Abdurrahman. Domenica c'è anche la finale della Champions League su Eleven Sports in diretta, ma adesso proviamo a tornare a gustarci questi 7:40 che rimangono da giocare con 8 punti di vantaggio per Pesaro. Machiura si alza da lontanissimo, pazzesco, è stato appena rimesso in campo. Machiura si alza subito con il tiro da 3 per riportare a 5 le lunghezze tra le due formazioni. Credo che ci sia a correggere la grafica, adesso la correggeremo. Intanto c'è Toté che riesce a servire, alla fine il pallone viene sporcato da Figlio e finisce su Delfino e Tortona recupera un altro pallone. Intanto Karalampopoulos torna sul parquet, gli lascia spazio Carlos Delfino, applaudito come sempre dal pubblico. Nuovamente campo per il greco. Machiura parte in uno contro uno, alza la parabola, tiro non facile, riconquista il pallone Dom, sbaglia anche lui, poi extra possesso per Tortona, Criston da 3, sbaglia anche lui, alla fine Toté tira giù il rimbalzo. 3 opportunità per Tortona non sfruttate e Pesaro si riporta in avanti con Abdurrahman che prova a partire uno contro uno, scarica per Tambone, il pallone per Toté, ben trovato sotto canestro, si gira benissimo Leonardo Toté, grande partita del 35 maglia Pesaro. 7 di momenti di vantaggio per Pesaro, poi il fallo commesso da proprio da Toté proprio su Semaia Criston, non rimane fermo Toté, si sposta in maniera irregolare, il fallo, canestro non c'è, la rimessa per Tortona, 11 punti di un ottimo Leonardo Toté, secondo fallo per lui, la rimessa effettuata per Criston, lo guarda negli occhi Tambone, pallone per Kane, stavolta Kane prende il fallo da Austin Day, stavolta andrà sì in lunetta Tyler Kane, è il terzo fallo per Day che arriva in ritardo, poi abbassa tutte e due le braccia e manda sulla linea di tiro libero il nativo di Rochester, sbaglia però il primo, giocatore peraltro che in stagione regolare sfiora il 55% di percentuale dalla lunetta, infatti fa 0-2, però sta per prendere il suo stesso rimbalzo, la palla non è uscita, recuperata da Pesaro, Day parte su Figlioi, supera la metà campo, il pallone per Karalampopoulos, vuole palla a Toté, taglia Karalampopoulos, Toté prova a recuperare spazio, arriva il raddoppio di Machiura, soffiano il pallone, Kane e Machiura dall'altra parte, Criston, la rimessa è per Tortona, la rimessa è per Tortona, un po' di confusione sotto canestro, qualche tifoso un po' accalorato, vediamo, no, Toté e Criston salta col piede ancora nel suo campo e poi manda il pallone sul corpo dell'avversario, quindi la rimessa è di Tortona col pubblico di Pesaro che ha qualcosa da dire. A me dal replay sembrava che avesse staccato ancora da dentro il campo, è chiaro, io ho visto il replay, il pubblico non lo vede, nessuno lo vede, ma
poi bisogna anche fidarsi delle scelte arbitrali. La rimessa di Machiura per Christon, esce dal blocco Machiura, c'è Karalampopoulos che prova a non farlo partire, cambio difensivo, Totè adesso su Machiura che non tira, però Christon, tambone giù di gambe, Christon prova ad attaccarlo, tambone difende benissimo, rimane lì Christon, poi riesce ad alzarsi per il tiro sbagliando, però grande difesa di tambone su Semai. Christon lo spinge a un tiro non facile, poi combattono Kane e Totè per prendere posizione. E allora Abdurrahman parte di mano sinistra, poi si ferma, fuori per Totè che non guarda nemmeno il canestro, lo fa Karalampopoulos, si alza anche per il tiro, sbaglia anche lui però. Questi giocatori sono forse anche un po' stanchi, non si segna da un po', stiamo per entrare negli ultimi 5 del match qui nell'arena pesarese con Figlioi che prova da 3, trova un canestro di una vitale importanza per Tortona che si riporta a meno 4 con l'ottavo punto di Ari Figlioi, secondo centro su 7 tentativi da 3, tambone per Rachman, sta per perdere palla Pesaro ma ci sono 5 secondi per andare al tiro ancora, lo sa Abdurrahman, finta la partenza in pareggio, poi va a tirare, viene chiuso il suo tentativo Daum dall'altra parte, prova in qualche modo a raccogliere il pallone, alla fine l'ultimo tocco è di Dei e Tambone insieme, forse adesso si sbaglia un po' troppo, ecco vediamo l'azione di prima. Da questa immagine Christon stacca dal suo campo e poi tira il pallone addosso a Abdurrahman quando ancora non ha messo il piede fuori, quindi mi sento di, almeno da questa immagine, di confermare la giusta decisione degli arbitri. Figlioi per Kane, consegnato per Figlioi ancora, il taglio di Kane, pallone che arriva a Daum in qualche modo che si alza da 3, sbaglia però, si lotta al rimbalzo, arriva Figlioi stoppato da Dei, palla che gli ricasca in mano, non si arrende Ari Figlioi, sbaglia però Daum, prende il rimbalzo d'attacco e gli soffi il pallone dalle mani Mohamed Ali Abdurrahman senza commettere fallo. Adesso si lotta in maniera feroce su tutti i palloni, come giusto che sia, perché adesso tutto diventa importantissimo. Siamo entrati negli ultimi 5, 4 lunghezze tra le due formazioni. Adesso Paternico ferma tutto per invitare probabilmente alla calma Christon e Dei. Si può andare, 12 secondi per Tortona per cercare il tiro, la rimessa su Christon, ancora per Figlioi. Christon, non c'è il cambio difensivo, parte Christon su Moretti, tiro e sbagliato, rimbalzo ancora d'attacco da Mark Daum che sta facendo la voce grossa sotto i tabelloni, palla che termina fuori, la rimessa ancora per Tortona, ottima taglia fuori di Daum, poi prende il rimbalzo, non riesce ad andare a tirare perché gli tocca la palla Dei, forse era andata in effetti anche sulla gamba di Daum, intanto senza forze JP Machiura sorprende tutti, va ad appoggiare al tabellone il meno 2, 4 minuti ancora da giocare, tutto apertissimo, c'è una partita che ricomincia praticamente adesso. 22 punti di Machiura, miglior realizzatore del match, Dei nell'angolo, toccato da Daum in maniera irregolare e anche un po' dolorosa perché colpisce in faccia Austin Dei, Mark Daum. Sì, mette la mano in faccia al 23 in maglia bianco-rossa, nuovamente Quan Chitam sul parquet, il terzo fallo di Mark Daum. Moretti per Dei, Karalampopoulos taglia, schiacciata a terra per Chitam, i 2.55 a confronto, Chitam svita sul piede perno, tiro difficilissimo, sbagliato, Christon riconquista il pallone, Tortona può andare anche per mettere il muso davanti, si ferma Christon sull'arco, Kane per Figlioi, il taglio di Kane, giocano benissimo a 2, Kane e Figlioi, Dei abbassa le braccia in maniera irregolare, manda nuovamente in lunetta Tyler Cade, gioco a 2 splendidamente giocato dai giocatori di Tortona, il fallo di Dei forse potrebbe anche essere valutato antisportivo a quanto mi pare di capire con i 3 direttori di gara
a colloquio e vanno probabilmente a vedere. Sì. Instant replay. Credo per valutare l'entità del fallo. Allora è chiaro che Day è andato con notevole irruenza a cercare quel pallone, però vediamo. Beh sì, è vero che è andato a cercare la palla, però insomma non è andato proprio in maniera leggera. Vedete che prima sale, quando scende va con molta irruenza sul pallone. Questa è l'immagine che stanno guardando gli arbitri, anche se io credo che l'antisportività sia un'altra cosa, però questo è un discorso lungo che non facciamo ovviamente adesso. Sono, se vogliamo, interpretazioni. Vediamo, intanto il fallo è stato fischiato normale, il primo fischio. Adesso vediamo se questa immagine farà cambiare idea, perché è vero che scende anche con violenza, se vogliamo, tra virgolette, Austin Day, però è un tentativo di andare a effettuare una stoppata, sbagliato, è chiaro, però non so se è antisportivo, come non detto, antisportivo, evidentemente. Gli arbitri, come è giusto che sia, la pensano diversamente da me, è giusto che sia così. Fallo antisportivo fischiato a Austin Day, quindi dopo il tiro libero avrà anche il possesso di Bodo, i tiri liberi, perché comunque stava tirando Kane. Avrà anche il possesso di palla, un altro tiro libero per Kane che viene ad uno 0 su 3 in lunetta. Sbaglia anche questi due tiri liberi Tyler Kane, errori questi dalla lunetta che possono pesare tantissimo nell'economia del risultato finale. La palla comunque ancora di Tortona. 4 falli di Austin Day. La rimessa ancora per Kane, consegnato per Figlioi, che alza la parabola, viene non premiato dal rimbalzo, ma Daum sul ferro, ma Daum è pazzesco sotto canestro, sbaglia anche Makura. E poi c'è il fallo alla fine commesso, credo, da Moretti. Adesso le azioni sono sempre più confuse, gli errori sono sempre di più, vediamo di capirci bene. Qui su Makura non credo che ci sia fallo, no, non c'è proprio fallo, perché i giocatori di peso lo stanno andando a rimettere il pallone, quindi fallo del numero 30 Kane. No, il fallo è stato fischiato a Kane, Tyler Kane. E andiamo a rivedere anche questo. È un instant replay continuo ormai, ma credo che si vada all'instant replay questo per il cronometro e non per la decisione, perché non si potrebbe peraltro nemmeno andare per la decisione. Vediamo di capirci di più. Allora, qui è la partenza di Makura. Perché il cronometro non era stato fatto ripartire, avete visto che era stato azzerato, ma non era stato fatto ripartire. Quindi forse Paternico sta dicendo che sono stati giocati 2 secondi. Mi sembra di interpretare dalle immagini come voi. E infatti viene portato a 3-10, un secondo forse solamente. Sì, perché era stato resettato sul pallone che aveva toccato il ferro sul tiro di Makura. Poi nel tentativo di andare a prendere la palla con relativo fallo di Kane, c'è stato il secondo giocato e non era ripartito il cronometro. Ripartito adesso, si va con Pesaro avanti di 2, possesso palla. Kane è in anticipo su Citam, che riceve comunque, riceve anche Day e c'è il fallo di Figlioi. Tortona è al bonus adesso, esaurito con questo fallo di Figlioi. Bonus esaurito da Pesaro già da tempo invece, allora dalla prossima, se il fallo non sarà in attacco, si tirerà sempre. Rimessa per Pesaro, Day si alza direttamente dalla rimessa, esecuzione pressoché perfetta del tiro in sospensione per Austin Day, +4.
Criston ha spazio, però lei gli lascia pericolosamente spazio, poi c'è un fallo commesso da Abdurrahman che ha fermato fallosamente il taglio di Kane sotto canestro. È il quarto fallo per Abdurrahman, ecco, lo vedete lontano lì sotto canestro il fallo. E allora ci saranno due tiri liberi ancora per Tyler Kane, che viene da uno 0 su 4 dalla lunetta consecutivo. Sbaglia ancora Kane, vi dicevo prima, giocatore da poco più del 50% in stagione sinora dalla linea di tiro libero. 5 tiri sbagliati consecutivi per Tyler Kane. Le istruzioni di Asmir Repeja. Alla fine arriva il tiro libero per Kane. Un possesso pieno di vantaggio Pesaro, che ha palla in mano, 2,5 se basteranno per finire questa partita. Poi vedremo quale sarà il piazzamento finale delle due formazioni, con Abdurrahman che parte, va a appoggiare il sottomano, sbaglia ma commette fallo. Markdown manda il nativo di Allentown in lunetta per 2 tiri liberi. Ecco il fallo commesso da Dauma su Mohamed Ali Abdurrahman. Quarto fallo anche per il 24 in maglia tortona. I due tiri liberi dell'ex Legia Varsavia. Buono il primo. Due possessi di vantaggio adesso Pesaro con il 2 su 2 di Abdurrahman. Più 5, Criston va dall'altra parte. Sulla pressione proprio di Abdurrahman. Dauma consegnato per Figlioi. Solo 1 su 7 dal campo per Abdurrahman stasera. Step back per Machiura. Pazzesco canestro ancora di JP Machiura. Pazzesco canestro. Meno 2 nuovamente. 2 minuti per la sirena finale. Poi vedremo. Moretti, 25 punti di Machiura con 6 rimbalzi in 29 minuti in campo. Austin Day prova ad attaccare Dauma, le finte, partono uno contro uno, anche lui tira un allontanamento, sbaglia però, si lotta rimbalzo, tap out che favorisce la partenza in palleggio di Mike Dauma, prova ad andare fino in fondo, appoggia il tabellone, ed è parità, time out qui a Pesaro e alla fine Tortona riesce a impattare dopo essere stata sotto anche di 16, si porta in parità quando mancano meno di 2 e ci prepariamo alla volata finale della partita. Uno sguardo rapido sugli altri campi. A 7 dalla fine, Brescia avanti di 12 sulla Givova Scafati. A 6,5 dalla fine, Brindisi avanti di 24 su Trieste. A Milano, a meno di un minuto dalla fine, Milano avanti di 10 su Sassari. Questo renderebbe indolore un'eventuale sconfitta di Tortona. Dico eventuale, perché qui praticamente giochiamo un mini tempo supplementare di poco meno di 2 minuti per capire chi uscirà vincitrice da questa sfida. Dicevo indolore perché se dovesse perdere Tortona rimarrebbe comunque al terzo posto, vista la sconfitta contemporanea di Sassari. Testa a testa tra Delfino vede 25 per JP Machiura. Tra Machiura e Delfino, 25 per Machiura e 17 per Delfino. Tirato col 57% Machiura, con nel 66% Delfino da 3. Grande partita tra i due. Seconda stagione con la maglia di Tortona per Machiura. Per Carlos Delfino invece un'altra grande prova di gran classe per il classe 82. Scusate la ripetizione, nativo di Santa Fe. Braccia conserte per Marco Ramondino dopo il time out. Vediamo un po' la rimessa per Pesaro. Si riparte 76 pari, 1 minuto e 40. Ancora da giocare. Se basterà, ovviamente. Abdurrahman consegnato di Citan per Moretti. Consegnato di Day per Moretti ancora. Karalampopoulos, il lob è proprio per Day. Figlioi su di lui. Ribaltamento per Moretti che si alza per il tiro. Sbaglia però. Kane conquista il rimbalzo. E adesso si va dall'altra parte. Con il pubblico della Vitifrigo Arena che segue la partita con il fiato sospeso. Dauma, la palla per Figlioi, quindi Criston, il taglio di Kane, si alza Criston per il tiro da 2, corto anche questo, si va, 55 secondi, Abdurrahman si ferma, non si fida di andare uno contro due, fuori per Moretti, sulla pressione di Machiura.
arriva il blocco di Day, poi si allontana Austin Day, Moretti per Abdurrahman, il lob ancora per Austin Day, quindi Karalampopoulos, canestro e fallo di Christon. E potenziale giocata da tre punti. Christon ha qualcosa da dire ai compagni di squadra, forse si aspettava l'aiuto probabilmente, ma qui c'era poco da aiutare per la verità, perché Christon si era fatto anticipare nel taglio e Karalampopoulos va in lunetta per mettere un possesso pieno di vantaggio per Pesaro, poi 38 secondi per Tortona, se ci sarà il canestro, sì, così infatti si va con i fischi adesso che arrivano sull'attacco di Tortona, si alza da lontanissimo Figlioi, sbaglia però ancora pazzesco Daum sotto canestro, incredibile la presenza di Mike Daum sotto canestro, meno uno, attenzione perché Pesaro stava per perdere palla, il tocco di Machiura, la palla che termina fuori, non so se vogliono il challenge ai giocatori di Tortona, si potrebbe anche provare, tanto mancano solo 19 secondi, Machiura ha detto, forse sta andando da Ramondino a dire guarda, io penso che abbia toccato per ultimo lui, non so se c'è qualcuno a chiamare il challenge. Allora no, si riparte con la palla in mano a Pesaro e time out. Vediamo se c'è il time out. Vediamo di capirci qualcosa, Tard, Paternicò. Arriva anche Paglialunga. Allora, la rimessa è di Pesaro, è stata segnata a Pesaro. Intanto c'è il time out. Si dovrebbe ripartire con la palla in mano a Pesaro e un punto di vantaggio. E il cronometro, vediamo se è rimasta 19, se è stato corretto, non credo. Allora, 19 esatti. Per cercare di leggere sul labiale dei direttori di gara, ma sinceramente vi confesso di non esserci riuscito, ma comunque non dovrebbe esserci grosse sorprese, dovrebbe esserci la rimessa per Pesaro. Con 19 secondi ancora sul cronometro, Machiura ha provato a rubare la palla a Moretti, in questo momento stanno vincendo anche Brescia e Brindisi. Il che ovviamente non lascerebbe speranze a Pesaro anche in caso di vittoria. Comunque vediamo come va a finire questo intanto, perché sugli altri campi manca di più comunque. E allora un punto di vantaggio, 19 secondi, la rimessa per Abdurrahman, scappa Moretti, si ferma però, vediamo se commette fallo Tortona, lo fa subito con Figlioi, va a tentare di rubare il pallone a Moretti che andrà in lunetta. Poi 16 secondi, punto 6. Questo è il fallo commesso da Ariel Figlioi, lunetta per Moretti. Due tiri liberi per il pesarese che è andato una sola volta in lunetta nella serata, facendo 2 su 2 peraltro. E ancora un instant replay. Non so se per valutare anche l'antisportività di questo fallo, altrimenti non la finiamo più. Questo sembra un tentativo di rubare la palla nettamente, poi è chiaro che Figlioi voleva interrompere anche il gioco, fallo normale di gioco, così è infatti fischiato a Figlioi, fischia il pubblico, voleva l'antisportivo,
stavolta mi sento di condividere, per quello che conta ovviamente, l'opinione di Paternico. E allora due tiri liberi per Davide Moretti. Buono il primo, va per il secondo tiro e per dare il possesso pieno di vantaggio ovviamente se segnerà, poi 16.6. sbaglia però il rimbalzo di Macchiura, poi la palla finisce ancora Moretti in mano, e questa potrebbe essere la giocata decisiva del match, perché Moretti va nuovamente in lunetta. Macchiura aveva toccato forse un tap out, forse non è riuscito a prendere il pallone, e alla fine la palla è terminata tra le braccia di Moretti, che segna il primo tiro libero, 13.5 poi sul cronometro. Vediamo se mette due possessi. No, ma prende il rimbalzo Citam, e questo sì che può chiudere la partita, ma evidentemente da una parte c'è Pesaro, c'è Tortona che proprio non ne vuol sapere di riuscire a recuperare questo rimbalzo sopra il tiro libero. Qui c'è il fallo di Macchiura che manderà Citam in lunetta. E rimane sempre un possesso solamente di vantaggio. Non è riuscito due volte Moretti a metterne due. Vediamo se ce la fa Citam. No! Ce n'è ancora un altro tiro a disposizione per Pesaro, perché con due possessi di vantaggio forse la vittoria potrebbe arrivare alla squadra di Repeja. 10.3 poi sul cronometro. Segna stavolta Citam. Time out da Ramondino per disegnare lo schema ovviamente per andare a canestro, ma poi anche un tiro da tre non basterebbe. Allora time out per questo finale. Intanto può dirsi chiusa la partita di Brindisi. Brindisi porta a casa la vittoria contro Trieste, avanti di 27 la squadra di Vitucci, che quindi va a quota 30, ma non interessa più ovviamente Pesaro. Invece Brescia sta vincendo anche a scafati di 12 punti, il che vuol dire che questa vittoria non servirebbe a Pesaro, perché rimarrebbe comunque fuori, andrebbe a 28, ma Brescia e Brindisi andrebbero a 30 punti entrambe, quindi non ci sarebbero speranze per Pesaro. Tortona intanto che è sotto qui in questa partita, mentre questo è il riepilogo dei punti segnati, potrebbe comunque avere buone notizie da Milano, perché il match è addirittura d'arrivo. Manca pochissimo ormai, con Milano che ha battuto, si può dire, Sassari, quindi sconfitta indolore per Tortona, che chiuderebbe a quota 36 la sua stagione, 34 i punti di Sassari, quindi Tortona al terzo posto. Intanto seguiamo questi 10.3 secondi, perché qui non è ancora finita la partita. La rimessa per Figlioi, lo scarico per Criston che si alza da solo, sbaglia però, rimbalza di Dauma, può tirare lui da tre punti, sbaglia anche lui, rimbalzo di Abdurrahman, finisce qui 82-78. Vince la formazione di Yasmin Repeja, una vittoria che potrebbe non servire, scusate le pause, ma sto cercando di capire i risultati sugli altri campi. Potrebbe non servire a Pesaro, perché Brescia, anche se manca un po' tanto ancora, sta vincendo a scafati, e Brindisi ha stravinto in sostanza contro Trieste. A questo punto Pesaro arriverebbe adesso a quota 28 nella sua stagione regolare. Brindisi e Brescia però sono a quota 30 assieme a Trento, che ha perso a Reggio Emilia. Poi i conti ovviamente saranno tra di loro. Pesaro raccoglie gli applausi comunque del pubblico di casa, è l'ultima uscita a questo punto stagionale per la Carpegna Prosciutto Pesaro. Tortona invece è terza alla fine in classifica, perché Milano ha battuto Sassari. C'è Repeja con il nostro Zavagnini, vediamo di sentire il coach del Prosciutto Pesaro. Una vittoria importantissima contro una squadra molto forte. Sono d'accordo, ma di nuovo complimenti per la vittoria, perché era molto importante vincere l'ultima partita in casa
di nuovo troppi alti e bassi, ma dai, ci sta, importanza della partita, troppi errori banali, ma di nuovo complimenti a tutti, ringraziamento per tantissima gente che è arrivata oggi. Gli uomini di massima esperienza, Dei e Delfino, oggi hanno risposto alla grande, hanno fatto capire che in queste partite l'esperienza conta molto. Sì, tutti e due, in primo tempo uguale in secondo tempo hanno contribuito molto, ognuno ha dato suo, sai, ma come ho detto, troppi alti e bassi, ci vuole più continuità per giocare partite contro avversari come Tortona. Grazie mille Jasmine. Prego, grazie dai. Mille. Repalore di Repesa, tanto attenzione perché la partita di Scafati non è ancora finita e Scafati si è portata a 2 punti solamente da Brescia, quindi ancora non è definitivo il risultato, che una rimonta pazzesca di Scafati e mancano ancora 4 minuti tra Givova e Germani. Vi ricordo che la vittoria di Pesaro di stasera, la vittoria di Brindisi e un'eventuale sconfitta di Brescia dà i playoff comunque a Pesaro, quindi ancora assolutamente non possiamo dare il risultato definitivo e allora vi rimandiamo ovviamente sempre su Eleven Sports, se volete andate a seguire anche il finale del match di Scafati, almeno fino a questo momento. Io vi do l'ultimo aggiornamento, mancano 4 minuti, la partita è ancora in equilibrio, quindi per Pesaro ancora c'è qualche speranza. Allora noi ci salutiamo intanto su Eleven Sports, tutte le altre partite, poi il quadro completo dei playoff. Tortona comunque finisce al terzo posto la sua stagione regolare, partirà in griglia dietro Milano e Bologna rispettivamente prima e seconda. Queste le immagini più belle qui alla Vitifrigo Arena. Grazie da Mino Taveri per essere stato in nostra compagnia. Ci risentiamo sabato prossimo, prenderanno il via i playoff della Serie A Unipol Sai.
grazie a Butangas, Mep e grazie ovviamente alla cabina Mosciuto e a Rahman. Cristo. Cristo. Thank you.
Kane. Come on.